Adesso che si fa? Cosa si fa? Niente, in questo momento c'è veramente... i ragazzi ho cercato di, subito a fine partita di dirgli che purtroppo questo è il calcio, è fatto di episodi. In questa gara ci hanno veramente penalizzato oltre ogni oltre situazione spiegabile, perché è vero che il primo tempo non siamo partiti molto bene, 15 minuti, ma dopo la squadra ha un attimino rifiatato, è venuto fuori anche qualche un pochino di tensione, un po' di paura, no? Però la squadra ha tenuto bene il campo, perché non ricordo azioni importanti da parte dello Spezia, se non purtroppo che siamo andati sotto su questa palla inattiva laterale. Devo dire che noi eravamo messi bene, eravamo anche posizionati bene su tutte e due le palle inattive, anche sulla seconda, anche qui. Però ecco, è chiaro che in quei momenti occorre più cattiveria, più determinazione, non lo so. È chiaro che questo è un campionato dove le palle inattive, spesso le partite vengono sbloccate su questo. No? Mister, siamo qui poi sempre a fare qualche settimana purtroppo gli stessi discorsi, e già questa partita si giocava in un'atmosfera particolare per i tifosi che hanno messo in atto questo sciopero. Lei adesso ha avuto un contatto con la società, ha parlato con qualcuno dei dirigenti? Questa sconfitta può ulteriormente aggravare la sua posizione nei confronti della dirigenza del Pescara? No, io in questo momento sono stato nello spogliatoio con i ragazzi per cercare di fargli tenere sulla testa alta, perché è chiaro che in questo momento la cosa peggiore può essere l'oscuramento. Quindi la mia attenzione è rivolta a questo. Poi altre cose non so dire. Non ha parlato con nessuno? No, no. Non ha visto nessuno, il presidente, Iannascoli? I genti erano lì, eravamo lì tutti a guardarci, perché è chiaro che, ripeto, dopo il pareggio credo che forse tutti pensavamo di poter vincere questa gara, no?